Wahey, ben ritrovati in Underlink91 e ben ritrovati su Yo-Kai Watch Jam. Nuova missione, faremo due missioni e poi nel prossimo episodio, che dovrebbe uscire appunto domani, faremo la missione che manca, ovvero quella di Hanako. Ora, la missione che faremo oggi tramite il preside ha 4 fulmini, il che vuol dire che è abbastanza tostarella, ma insomma cerchiamo di farla, ed è una missione che riguarda una fabbrica di dolci, o meglio una specie di cioccolateria, credo. Perfetto, ok, dicevo, riguarda una pasticceria, non so, una cioccolateria, non so di preciso. E succede che dentro ai cioccolatini ci mettono dei biglietti della fortuna, no? Tipo il biscotto della fortuna, tu lo apri, dentro c'è una specie di profezia, ecco. E le profezie di questa pasticceria si avverano tutte, quindi c'è qualcosa di molto strano. Andiamo ad indagare, c'è sicuramente lo zampino di qualche yokai. Potevo usare fast travel, che ho imparato ad usarlo, ho premuto tutti quanti i tasti fino a che uno non è andato e ho detto: ah, ma allora bisogna premere Y, sì, a quanto pare bisogna premere Y, ma la pasticceria sta qua giù, eccola, questa. Ah, devo parlare con la ragazzina. Ciao, tu chi sei? Io qui compro la cioccolata. Oh mio Dio. Ma quindi devo andare a parlare con altre persone? Ah, sicuramente mi dicono: ah, io ho trovato questo, ho detto che avrei vinto a Pacinco. I bambini non possono giocare a Pacinco perché è gioco d'azzardo e non è legale a Tokyo. Oddio, non lo so, a Tokyo non ne sono sicuro, ma a Shibuya, che è... no, a Shinjuku forse, che sarebbe Azzurropoli, tra l'altro, nel mondo Pokémon, e vedete che le cose si ricongiungono. Lì è legale, c'è il Pacinco, c'è la Yakuza. Proprio è una cosa che si sa, non è che non si può dire. Questo qui ha una missione che è difficilissima, ha 10 fulmini mi sembra, o 9 o 10. E quindi sarà tipo di livello 200. Ho incontrato dei nemici di livello 200 e mi hanno aperto male, molto male. Perché quando ero a 40 dico: ma provo a sconfiggere quelli di livello 90 e ce la facevo. Ce l'ho fatta anche contro il livello 130. Però contro il livello 200 e il livello 50 no. Peccato. Allora, questo qui pure ha trovato un dolcetto con un foglietto fortunato e ha detto che avrebbe perso tutti i suoi soldi al cinema. E tanto è stato. Poi, qui abbiamo qualcos'altro, ma non penso che sia un altro... Ah, forse la ragazzina di prima? Sì. No, dobbiamo entrare. Wow. Non ho idea di chi sia il nemico qui, perché non l'ho visto questo episodio. Non ho neanche cercato informazioni. Me la sto giocando un po' in blind. Oddio. Chonshi. No, non è così. Dobbiamo sconfiggerli allora? Mi ricordano Rihao. Sì. Rihao di Inazuma Eleven. 64. Ma debolucci, eh. Mamma mia, dov'è schizzato? Pazzoide. Pazzo nel cervello proprio. Beh, certo. Dove altro se no? Soldi, soldi, voglio i soldi. Mamma mia. Dove sei? Vieni qui. Dai, fatti colpire un po' a sangue. Ah, certo. Mochi Mochi Chionshi. Ma che cosa? Ma per favore, ma levati. Ma che mi tocca vedere? Ma che cos'è? Ma siamo seri? Ma per favore. Sì. Inoltre ho potenziato gli attacchi dei miei yokai. Questo qui è un attacco che appunto va a ricerca. È homing, quindi homing significa che segue. Molto, molto forte come attacco, non è affatto male. Però, oh, mi ha fatto un danno assurdo. Bombete, cosa? E un bel po' di punti esperienza. Oh mio Dio. Ah, è il nostro, sì. No, vedevo così fluido, non capivo cosa succedeva. Ah, no, lì sopra c'era un malloppetto di soldi. No, che peccato. Allora, che fate? Volete continuare a combattere? Sanno dire solo Chon. Fortune Bitter Black. Ah, i dolcetti Fortune Bitter Black. Sì, sono i dolcetti che appunto Fortune, della sorte, della fortuna. E quindi erano loro che facevano avverare tutte quante le profezie.
Beh, potrebbe essere un bene come potrebbe essere un male a volte. In teoria, i dolcetti della fortuna, buono, augurano solo il meglio. O cercano di augurare il meglio. Abbiamo anche Emma. Confessa il suo amore per Jinpei. Ma lui non capisce perché è stupido. Beh, tutti quanti a 12 anni eravamo, 13 anni, eravamo stupidi. Non tutti forse, ma io sì. Quindi, questa è stata piuttosto facile per essere 4 stelle, il che mi fa dubitare del fatto che le missioni siano cappate. Che vuol dire? Vuol dire che se questa è a livello 4, la faccio in scioltezza a livello 67, non, è impossibile che io a livello 56 non riesca a battere una missione di livello 5. Mi seguite? Perché non ha senso il livello. Io a 56 avrei avuto un po' di difficoltà magari a fare questa missione, ma è impossibile poi che non riesca a fare quella del livello 5. Cioè, che proprio fatte male, vabbè, non... Ah, qui. È dentro la scuola. Infatti non capivo perché puntasse lì, appunti a caso, ma... È dentro la scuola. Si è entrata qui. Eccolo qua. Però non ho idea di cosa... di quale sia il boss qui, cosa c'è da fare. La scuola è chiusa e che la rende solamente più creepy. Vi ricordate Yo-Kai Watch 1 e 2? Qui dentro? Cioè posso viaggiare direttamente qui. Se ci fossi venuto un pochino prima a esplorare questo posto. Ah, ma c'è qualcuno che lavora. Sì, mi sa che dobbiamo uscire qui fuori sul tetto. Ma il tetto in genere è un posto piuttosto stretto e angusto. Nonostante sia all'aperto. Cioè, sono andato sul tetto e adesso mi dice di andare da tutt'altra parte? Ah, quindi era proprio da fare. Ma chi è? Ah, ok, mi sembrava... Giorgi? Giorgi? Lucas? Ma Lucas George? Ovviamente Lucas scritto con un kanji. Vabbè, però sembra più Spielberg che Lucas. Spielberg quando era giovane, ovviamente. Accettiamo allora anche questo incarico. Ma però che bel posticino che si è creato, eh? Il club di cinema? Non saprei come si chiamano quei club. Club di cinema, sì. Come vuoi chiamarlo? Allora, George Lucas, dicci. Dobbiamo scendere a quanto pare. Ah, eccoti qui, va. Ciao. Accettiamo, sì. Ma perché ci... Non abbiamo accettato già prima? Ma a quanto pare no. Ah, mo dobbiamo combattere qualche scalzapippe, eh. Ah, eccoli qui. Ma perché me li metti girati allora? Sì, vabbè, attacco preventivo fanno questi pure. Che cos'è? Vabbè, scoppiata Ryusuke, proprio cattivo. Bravo, così mi piace Ryusuke. Dov'è sto coso? Ma è uno zombie? Sono zombie! Allora mi trasformo. Potrebbero essere pericolosi. Ma però, ah no, vabbè, è un film, non abbiamo nulla di cui avere paura. A parte che con il loro alito fetido ci possono stordire per qualche secondo. Va bene. Ci sta. Andiamo qui prima. Mi stanno più antipatici questi. Vai, tripla. Non faccio sconti a nessuno. Sia ben chiaro. Dove sono? Cos'è qua? Vai, homing attack. Sì, vai. Mamma mia, che bellezze quando scoppiano così proprio facili, facili. Dove siete? Dov'è? Mangia pane tra di me. Avrà funzionato? Ma cosa ha lì? Ma gli cresce un fungo sull'ombelico. Ah sì, gli ha fatto male però, eh. Gli ha fatto male. Vai ragazzi, vai. Sì, uomo.
Sì, così, uomo. Sì, così, ragazzi. Non mi sta neanche toccando, non mi calcola proprio. Ed io non posso che esserne contento. Ah no, devo volare. Come si entra qui? Ah, ok, mi ha fatto un pochino di danno, ma nulla di grave. Ah, sì, se non le spiace, ecco. Ne approfitto, no? Sa com'è? L'occasione? Eh sì. Uomo, lei è pessimo. Lasci che la finisca con un... Ah no, non l'ho mingattato. Ok, ah, Koma-san. Bravissimo, non gli posso dire nulla. Stavolta ha fatto un lavoro egregio. Fammi prendere i soldoni qui. Oh, che ho bisogno. Allora, siamo saliti di livello. Oltre il 70 siamo. Perfetto. Domani Hanako la apro. L'asfalto, che è meglio. In alcune parti d'Italia dire a una donna ti apro può risultare un'offesa. Comunque, sì, non è uno zombie vero, è ovvio. Mataro può essere uno zombie vero? Cioè, Mataro prima ha le visioni, poi dopo... ma quello poteva essere uno zombie vero, non ci posso credere, è finto. Ma sul serio? Fatti venire le visioni quando servono, no? Quando non servono. Tipo col meteorite è andata bene. A meno che non faceva finta. George Lucas con la faccia di Spielberg... Tutto a posto? Che poi in realtà dovrebbe essere un ragazzino lui, ma in realtà frequenta le superiori. Sì, perché le scuole giapponesi hanno anche le superiori incorporate in alcune scuole, ma... Ci dà la sua... Ah no, ecco. Possiamo reclutare personaggi che appartengono al suo ramo di reclutamenti e quindi poi possiamo andarli a vedere, quelli che sono più forti, quelli... più intelligenti o quelli più difensivi. Ci sono tantissimi personaggi quindi da reclutare, che poi personaggi che ne aprono altri, come per esempio in Azuma Eleven, quando recluti qualcuno dall'albero dei contatti, poi aprono altri personaggi più o meno forti. Questo fino al secondo capitolo, mi sembra. Già dal terzo l'avevano rimosso, se non erro. Giusto per capirci, lei... Ecco, livello 90, proprio sprecato. Anche tu, sì, Mr. Broccolo, livello 84, già sei più forte. Certo, dipende dallo yokai. Però uno yokai, o onryo, che dir si voglia, che di stazza, o meglio, anche sembianze, è un elefante, e poi di difesa è una pippetta, sinceramente mi fa un po' storcere la bocca, eh. Perché dice, ma come? È un elefante, è gigante, e c'ha una difesa che fa acqua a tutte le parti. Tipo questo qui, guarda che difesa che c'ha. Non scoppia mai, è impossibile. E guarda l'elefante, no, due attacchi, via. Morto. Facile. Solo lo stomaco è un po' sotto sopra, però parlando con lui ora dovrei stare tipo a 20 nemici sconfitti. Ah, 40 ce ne vogliono? E sto a 32. Guarda, se mi ricerco un attimino, ti dispiace? Eh sì, non ci sono. Ad ogni modo, anche per questo video è tutto. Sì, gli ultimi video sono stati un po' corti e domani non farà eccezione. Spero di caricarlo domani, perché vorrei arrivare pulito a Captain Tsubasa, o perlomeno con pochissima roba dietro. Comunque sia, ah, ma c'è Clockman qui. Tre Clockman scoppiati con un attimo. Perché vabbè, livello 7, se... Beh, io sono a livello 70, tipo 10... Ah, 74! Ragazzi, ma ero a 71, combattere quei mostri di livello così alto ci ha fatto salire all'improvviso. Buono, molto molto buono. Apprezzo il fatto che bisogni grindare un pochettino pur di arrivare a livelli alti. Il gioco te lo richiede quasi, ma è un po' come Snack World, che lì davvero devi grindare... Oppure farmi, che sono due cose un po' diverse. Farmare si può intendere farmare oggetti, ma grindare, o meglio, perlomeno io grindare lo uso per il livello e farmare per gli strumenti.
Poi ognuno lo usa come vuole, sia chiaro. Comunque il video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!